Quando ho deciso di intraprendere gli studi per diventare educatore di nido d'infanzia, mi ero detto che volevo dimostrare al mondo intero che i lavori di cura non dovevano essere legati all'universo femminile, ma che uomini e donne potevano farli serenamente entrambi. All'epoca però ignoravo che il nostro paese ha un terzo settore molto molto debole. Inoltre ho scelto di fare questo lavoro perché nella fascia d'età 0-3 i bimbi ogni giorno conquistano una nuova abilità e dimostrano a tutti quanti quanto è enorme, immensa e vasta la loro competenza. E quindi accompagnarli in questo percorso di crescita lo trovo veramente affascinante. A breve inizierò l'aspettativa e così mi concentrerò solo e soltanto sullo studio. Speravo di poterlo fare serenamente, ma purtroppo mi è arrivata questa mazzata tra capo e collo. Marco è un bravo educatore, però è finocchio, questo lavoro non l'avrebbe dovuto o potuto fare. Decidiamoci, o sono un bravo educatore, punto, oppure sono un finocchio che non merita di fare questo lavoro. Io direi che forse la mia professionalità non debba essere oscurata o messa da parte per un dettaglio che nel 2020 dovrebbe risultare ininfluente, irrilevante. Il mio orientamento sessuale sono fatti miei privati, la mia professionalità invece è un fatto pubblico. Se mi giudichi un bravo educatore, sono un bravo educatore, punto e basta.